Si è concluso presso il centro di prima accoglienza in via De Blasis il progetto di servizio civile del comune Lascia una sciarpa strada facendo. Protagonisti i giovani volontari che hanno trascorso 12 mesi presso la struttura al fianco degli operatori sociali quotidianamente impegnati nell'assistenza dei senza fissa dimora. Nella sala teatro del centro i ragazzi hanno raccontato la loro esperienza e le emozioni che hanno accompagnato il percorso ispirato ai valori della solidarietà, della partecipazione e della cura del prossimo. Ha un valore enorme. Questa iniziativa ha un valore enorme perché i ragazzi del servizio civile, quindi dei ragazzi giovanissimi, sono entrati in contatto durante quest'anno e poi con questo evento chiudono un percorso meraviglioso con persone che loro non conoscevano e di cui hanno conosciuto anche la storia, quindi anche il vissuto personale, e attraverso questo incontro forse loro hanno avuto un'opportunità di crescita, quindi c'è stato anche un grande scambio. Loro sicuramente hanno portato molto alle persone che hanno incontrato, ma queste persone evidentemente hanno portato qualcosa di importante anche a loro. A conclusione del progetto è stato realizzato anche un video e un calendario solidale e lanciata l'iniziativa Una sciarpa sospesa per raccogliere indumenti da destinare ai senza fissa dimora. È un orgoglio per noi questa progettualità e soprattutto il modo attraverso il quale il servizio Giovani per Opportunità del Comune di Napoli consente a tantissime ragazze e ragazzi di fare un'esperienza che ci auguriamo possa essere una pagina importante del proprio percorso di vita, non soltanto umano ma soprattutto professionale. Ai ragazzi va quindi, ora che si conclude il percorso, un grandissimo in bocca al lupo. La comunicazione che le nostre porte continueranno ad essere aperte e soprattutto un grazie da parte delle tante persone, tante volte invisibili, che hanno avuto, grazie al loro fare, al loro esserci, la possibilità di incontrare il volto più bello delle istituzioni e dell'umanità, che è il sorriso di un ragazzo.